Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del TG6. In primo piano la politica, si federano i gruppi UDC e Amare Pescara presenti in Consiglio Comunale a siglare l'accordo i segretari nazionale e regionale dell'UDC Cesa e di Giuseppe Antonio. Paolo Renzetti. Segretario, cresce l'UDC in Abruzzo, cresce l'UDC a Pescara, oggi viene sancita questa unione, questa federazione con Amare Pescara, con il consigliere Bernardino Fiorillo. Sì, è un'iniziativa straordinaria che mette insieme persone che la pensano allo stesso modo e che fanno riferimento a un'area culturale che ha fatto grande questo paese, la Democrazia Cristiana. Ecco, bisogna riunire queste forze, lo stiamo facendo non solo a Pescara ma in tutta Italia, penso che questo sia un grande servizio al paese. Il tempo delle rendite è finito, torna la buona politica, quella che serve soprattutto a risolvere i problemi dei cittadini e a far funzionare un paese, a far funzionare una regione, a far funzionare le amministrazioni locali italiane. Perché dico questo? Perché Berardino è stato vice sindaco, una persona impegnata nel sociale che ha grandi qualità. Viene a ricostruire un percorso del centro nella politica abruzzese, senza rendite, solamente con la passione per la politica. Si lavora, ho sempre lavorato, io sono, come mi conoscete bene, sono un uomo di squadra, per cui lavoro per il partito, lavoro per la gente, lavoro per la mia città e ovviamente questo è un primo mattoncino che noi mettiamo con Berardino che io stimo ormai da una vita. Abbiamo già iniziato a collaborare da subito all'interno del Consiglio Comunale perché intendi sono sempre quelli cattolici democratici di aiuto alle persone bisognose, quindi ci siamo aiutati a vicenda e oggi sfocia in questa bellissima giornata. Sono contento perché a benedire questa cosa del segretario nazionale del partito, considerando anche che siamo ancora purtroppo in piena pandemia, quindi lo ringrazio personalmente per essere intervenuto. È chiaro che acquisendo un altro consigliere, vi posso preannunciare che già in trattativa il presidente con un altro consigliere che vorrebbe abbracciare anche il nostro discorso politico, io penso che poi il segretario nazionale all'interno con gli organi ufficiali deve rivedere un po' anche la scuola di governo della città e valutare le opportune azioni. Un percorso nato naturalmente, devo dire la verità, nato innanzitutto dal rapporto d'amicizia con Massimiliano Vignole, poi dai comuni valori che ci accomunano, scusate il gioco di parole, che sono quelli sicuramente del sociale. Abbiamo iniziato a lavorare insieme in Consiglio Comunale per quelle cose che ci sembrano più importanti, grazie anche all'assessore Dinisio che rappresenta oggi parte del sociale nel Comune di Pescara. Condividendo queste cose abbiamo deciso di fare questa federazione perché per noi è importante avere anche più forza. In politica contano i numeri, ma mai come in questo caso ci sono affinità di idee, comunione di intenti che ci permettono di cominciare a lavorare insieme in maniera fattiva. Manterremo i gruppi distinti in Consiglio Comunale per un fatto tecnico-organizzativo, ma anche per un rispetto all'elettorato, ma di fatto saremo una voce unica in Consiglio Comunale. Una voce unica che chiede al sindaco Masci ora maggiore spazio. No, non è questo il problema. Chiediamo maggiore attenzione, ma crediamo che la Giunta stia già lavorando bene per questo sui temi del sociale. Saremo un po' il pungolo di attenzione, di stimolo alla Giunta, al sindaco, all'amministrazione su alcuni temi. L'amministrazione è formata da tante forze politiche con diverse sensibilità. Noi vogliamo essere quella con più attenzione al sociale, ma soprattutto anche ai valori moderati che crediamo di rappresentare. Mai come in questo momento c'è bisogno di una politica che non gridi gli umori di pancia estratti dai social network, ma che dia delle direzioni di soluzioni che magari in quel momento possono anche non accontentare l'elettorato, perché si parla sempre di elettorato, ma soddisfi soprattutto i cittadini. In vista delle prossime elezioni amministrative, che vede coinvolto anche il comune di Sulmona, il coordinatore della Lega della provincia dell'Aquila, Tiziano Genovesi, sostiene la candidatura dell'avvocato Vittorio Masci. Vediamo. A Sulmona serviva una persona di spessore e moralità per ridare vita ad un territorio ormai in ginocchio, depresso da un civismo che non funziona. È questo il primo commento del coordinatore della Lega della provincia dell'Aquila, Tiziano Genovesi, a seguito della candidatura a sindaco di Sulmona di Vittorio Masci, noto avvocato dell'area peligna che guiderà il centrodestra alle prossime amministrative. I giorni scorsi c'è stata la quadra, il territorio si è autodeterminato sulla scelta del candidato sindaco di Sulmona, la scelta è ricaduta in quota Fratelli
Fratelli d'Italia, quindi hanno espresso l'avvocato Masci come candidato sindaco, è la persona giusta che può ridare vita a un territorio che è un territorio depresso. Sulmona viene da un periodo di civismo che ha generato il deserto, tra l'altro qualcuno si è sentito anche piccato del mio sostegno a Masci, si sono sentiti colpiti nell'orgoglio evidentemente, ma chi vive Sulmona, chi gira Sulmona, io non la vivo ma ci vado spesso e ci sono andato spesso nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, vede la situazione nella quale vive Sulmona, continuano a perpetrare un civismo a tutti i costi e non hanno capito e non stanno capendo che senza una politica, senza la vera politica, senza quella politica della filiera, tutte le problematiche dei territori non verranno risolte, tanto vero è che la sindaca, che è civica, è dovuta andare in giro per il Parlamento per cercare di trovare sponde per la salvaguardia del Tribunale. Per genovesi dunque, alla base della debacle di Sulmona, ma anche di Avezzano, ci sarebbe proprio il civismo esasperato. In più sul capoluogo marsicano pende, spiega il leghista, la spada di Damocle della sospensione del sindaco, che avrà inevitabili effetti negativi sull'amministrazione della città. Pesa tantissimo, se solo pensiamo che nell'ultima campagna elettorale, non più di 9-10 mesi fa, Gianni Di Pangrazio veniva etichettato come l'uomo dalle grandi competenze, evidentemente venendo meno l'uomo delle grandi competenze vengono meno le competenze, ma non lo dice Tiziano Genovesi, lo dice il comune stesso in una nota stampa per l'avvertenza IRIM, nella quale uno degli assessori della giunta Di Pangrazio dice che senza l'apporto del grande sindaco Di Pangrazio, senza la grandissima esperienza del sindaco Di Pangrazio, non sarebbe mai addivenuto ad una risoluzione. Ora la pagina sindacale. Il 30 luglio, in occasione dello sciopero di 4 ore proclamato in tutte le aziende metalmeccaniche della provincia di Teramo, nell'ambito dello sciopero nazionale del settore, le segreterie provinciali di FIOM CGL, FIM CISL, UIL e UILM UIL organizzeranno la marcia per il lavoro, che partirà alle 19 da Largo Madonna delle Grazie per arrivare in Piazza Martiri, dove si terrà un presidio con gli interventi dei segretari provinciali e delle 3 organizzazioni confederali di alcuni lavoratori del settore metalmeccanico. Vediamo. Abbiamo deciso di fare una marcia per il lavoro unendo le lavoratrici e i lavoratori del settore metalmeccanico rispetto a una situazione insostenibile di una mancanza di programmazione per il rilancio di quest'area teramana, che viene contraddistinta da vertenze ormai ferme da troppo tempo con epiloghi sempre negativi. Abbiamo la necessità e rivendichiamo di una programmazione seria che ponga al centro il lavoro buono, non con del lavoro applicando contratti gialli che mina la tutela dei lavoratori e in particolare un lavoro in sicurezza, perché riteniamo che sono 2 argomenti che non possono essere scinti. È una marcia per il lavoro, una sorta di passeggiata che faremo, è comunque l'unica che si sia in tutta Italia, appunto per rimarcare le problematiche del territorio teramano, in cui le vertenze sospese come la TR, come la VECO, come la SELTA, che addirittura alla SELTA abbiamo un incontro con la nuova proprietà, quanto pare la SELTA sia stata ceduta alla Digital Platform, quindi venerdì mattina tra l'altro avremo un incontro telematico con questi signori per l'esame congiunto. Lo sblocco dei licenziamenti per il momento a Teramo non sta attecchendo tanto, il motivo è semplice, perché stanno pagando le conseguenze tutti quei lavoratori interinali a tempo determinato a cui non sono stati rinnovati i contratti e ne sono tantissimi, si stima solo nel settore metalmeccanico 200-300 non rinnovi di contratto, quindi sono l'anticamera dei licenziamenti che avverranno a mio avviso nel prossimo autunno se non si interverrà immediatamente con nuovi ammortizzatori sociali, nuove risorse e con politiche attive del lavoro. Se contiamo la beta pensione di Tortoreto, che comunque è in stand by anche se con l'ammortizzatore sociale, se contiamo la SELTA, se contiamo la TR, se contiamo la VECO, siamo all'incirca intorno alle 300 unità, solo di queste vertenze. Noi abbiamo nel settore invece dell'automotive una situazione che non è problematica, che attualmente ci dicono che è un settore che sta bene, che addirittura come dire, ha necessità di avere e di ampliare l'occupazione, che addirittura non si trovano come dire, competenze adeguate per il settore. Allora quello che noi diciamo è questo: prima cosa stabilizziamo le lavoratrici e i lavoratori dentro le fabbriche, perché attualmente ci sono tanti lavoratori interinali, quindi cerchiamo di evitare la frammentazione del lavoro che come dire, porta con sé tante differenze, ma soprattutto ripensiamo alle politiche industriali, facciamo davvero politiche industriali, non parliamo di lavoro solo ed esclusivamente quando si parla di vertenza.
I vertici provinciali del Partito Democratico chiedono chiarezza alla provincia di Pescara in merito alla demolizione del liceo Marconi. Vediamo. Questa mattina avete deciso di convocare questa conferenza stampa come Partito Democratico Provinciale di Pescara per fare un po' di chiarezza, ma chiedere anche un po' di chiarezza evidentemente. Sì, un tavolo tecnico con le parti sociali, cioè con i rappresentanti dei genitori, dei studenti, dei docenti, del personale amministrativo rappresentato dalla dottoressa Bianco, RSU, cioè il Partito Democratico fa il suo lavoro e mette giù un tavolo tecnico permanente da oggi in poi finché non avremo risposte chiare da parte del Presidente della provincia. Questa mancanza di trasparenza a pochi giorni, perché tra un mese i docenti, noi docenti, io sono anche un docente proprio del liceo Marconi, dobbiamo rientrare in servizio in più o meno intorno alla fine del mese di agosto e non sappiamo dove dobbiamo andare. Si deve insediare una nuova dirigente scolastica e non sa dove potrà finalmente convocare il primo collegio docenti, quindi è un pastrocchio amministrativo che non ha fine. L'unica certezza è però che lo stabile dove si trova attualmente il Marconi dovrà essere demolito. Ma questo è un'altra certezza da vedere. Come sapete, tre docenti qualificati del liceo Marconi hanno fatto un lavoro molto minuzioso di perizie tecniche e hanno presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica. Noi ci aspettiamo anche con il Partito Democratico che ci sia un'attenzione su questa denuncia per capire se effettivamente questo edificio debba essere demolito o meno. Non siamo noi a doverlo dire, ma ci aspettiamo delle risposte concrete, anche perché bisogna dire che la relazione tecnica della provincia, che è datata al 2020 e quindi parla di instabilità sismica grave, in qualche modo impone a pensare che la provincia ha fatto stare un'intera comunità scolastica, cioè 2000 persone, per un anno intero con un rischio serio, quindi si è assunto anche una responsabilità importante, questo nessuno lo dice, ma la relazione tecnica è del 2020, l'anno scolastico 2020-2021 l'abbiamo passato lì. Il comitato Quo Vadis chiede questa interlocuzione da mesi, questa interrogazione è stata negata, il Presidente non si è nemmeno presentato al Consiglio Comunale straordinario richiesto appunto dal centro-sinistra il 6 di luglio, ha mandato una lettera al 6 di luglio dicendo che a pochi giorni avrebbe avuto delle risposte. Oggi è il 28 luglio, non c'è lo straccio di una proposta se non quella di alcune aule di Marzio che devono essere però anch'esse ristrutturate per accogliere i ragazzi. Dalle ore 4 di questa mattina sono entrate a pieno regime le attività sanitarie del nuovo pronto soccorso di Pescara. L'accesso dell'utenza si trova nei pressi della rotonda tra via Fonte Romana e via Monte Faito. Il trasferimento del vecchio al nuovo pronto soccorso è avvenuto con un'attenta gestione delle risorse. Inaugurato il 16 luglio scorso, il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, già al 13° posto in Italia per accessi, quindi tra i più importanti sul territorio nazionale, una struttura di 2.425 metri quadrati, dotata di un'area dedicata alle malattie infettive con camera a pressione negativa e attrezzatura di nuova generazione, un attacco a 128 strati, un settore traumatologia e ortopedia, una shock room di emergenza con 5 posti letto per le emergenze, sale di osservazione breve con 20 posti letto, due camere calde per l'accoglienza dei pazienti, è dotato inoltre di un pronto soccorso pediatrico con sala giochi, sale d'attesa per codice colore, un posto fisso di polizia, ampia sala per l'accettazione, ambulatori, sale di osservazione, spazi, ristoro per il personale, indicazioni in braille per i non vedenti. E nelle prossime ore sono attese nuove dosi di vaccino a Pescara, lo ha detto l'assessore alla protezione civile Eugenio Seccia, che assicura che si lavorerà presto per evitare rallentamenti alla campagna vaccinale. Vediamo. Questo boom c'è stato, oggi stesso mi ha comunicato la ASL che sostanzialmente stanno dando prevalenza e il via libera a coloro che stanno facendo le seconde dosi, rallentando quindi le prime dosi, perché ovviamente c'è anche una carenza di vaccini che dovrebbero arrivare oggi e quindi questo rallentamento delle prime dosi da parte di coloro che sono stati un po' ritardatari in vista della scadenza del 6 agosto saranno soddisfatti nei prossimi giorni. Noi siamo sempre attenti, d'accordo,
trasporti, abbiamo dato disponibilità alla ASL della uomini della protezione civile e dei vigili urbani a presidiare il centro vaccinale di Via Tirino, insieme anche a 15 operatori del reddito di cittadinanza, quindi siamo in gran forza. Il tutto è subordinato al collo di bottiglia vero della campagna vaccinale, che sono ovviamente le dosi dei vaccini che oggi ci dicono che saranno fornite, e riprenderà diciamo di forte lena la somministrazione anche durante il mese di agosto. Non è escluso che ad agosto sia aperto anche del pomeriggio, però questo lo valuteremo nei prossimi giorni insieme alla ASL, perché vogliamo meglio gestire le forze in campo, soprattutto quelle umane, che ovviamente sono impegnate, lo ricordo, da prima con la campagna di screening e ora con le somministrazioni vaccinali. Quindi una volta stabilito il flusso dei vaccini, cercheremo anche di ampliare eventualmente, se serve, l'orario. Assessore regionale alla sanità ha detto che però non ci sarà ad agosto nessun rallentamento, si andrà avanti così. Ce l'auguriamo, è quello che chiediamo noi come amministrazione comunale di Pescara, perché abbiamo investito da subito risorse e uomini per effettuare questa vaccinazione, perché crediamo fortemente nella vaccinazione di massa della cittadinanza di Pescara e di tutti coloro che ruotano intorno alla città. Quindi vogliamo che il prima possibile siano vaccinati il prima possibile tutte le persone, e stiamo impegnandoci per questo e non ci tiriamo indietro se dobbiamo mettere in campo altre forze, ma ovviamente sono più che sufficienti quelle che abbiamo messo. Ripeto che il collo di bottiglia di questa campagna è la quantità di vaccini che arrivano a Pescara. Si chiama Accendiamo il Medioevo, l'iniziativa curata dallo storico Licio Di Biase, che si terrà ad agosto con diversi appuntamenti in più comuni abruzzesi. Vediamo. Domani sera parte un importante appuntamento con diverse serate in quest'estate, Accendiamo il Medioevo, un evento che lei ha voluto fortemente. Terza edizione, 12 comuni, 24 serate, 53 eventi, tra cui una partecipazione di Mario Tozzi, Vittorio Sgarbi, Marcello Masio, Saldo Bevilacqua, Federico Mocce e tanti altri personaggi per recuperare e valorizzare il nostro patrimonio medievale. Poi ci saranno Vincenzo Olivieri, Piero Mazzocchetti, insomma tantissimi, ma tutti nei luoghi del Medioevo della nostra provincia, quindi sarà sicuramente un evento di grande richiamo. Ma proprio quello di pensare alla valorizzazione e all'esaltazione del nostro patrimonio medievale, molte volte trascurato, ecco, tra cui per fortuna in questi ultimi giorni abbiamo notato che la Abbazia San Clemente a Casavole è riaperto, quindi vuol dire che nel nostro piccolo abbiamo spinto anche per questa piccola cosa. Si intitola Per una psicologia del creato, il libro di Augusto Di Stanislao, che verrà presentato domani, giovedì 29 luglio alle ore 18, nel giardino di Torre del Cerrano a Pineto, nell'ambito della rassegna Caffè Letterario del Cerrano. Il libro si concentra sulle prospettive di ricerca e di intervento della psicologia a favore di uno sviluppo locale e globale fondato sul rispetto delle esigenze di conservazione del patrimonio naturale. Vediamo. Per una psicologia del creato, libro che verrà presentato domani presso la Torre di Cerrano. La psicologia con la natura, in che senso? Nel senso che noi dobbiamo assolutamente recuperare un rapporto organico, concreto e reale con la natura, non solo nel dire ma anche nel fare. Quindi il libro si occupa di una nuova direttrice in campo nazionale che io porto avanti, che è quello di cominciare a spostare l'asse dell'interesse tra persona e persona, ma tra persona e ambiente naturale, che significa cambiare il paradigma dei rapporti con la natura, cominciare a preoccuparsi di questa nuova relazione che ha una dimensione che è cognitiva, che è relazionale, che è individuale, ma che è anche collettiva e di comunità. Quindi devo dire che questo appuntamento alla Torre di Cerrano, grazie anche al sindaco che l'ha voluto fortemente, è un appuntamento non solo di natura culturale, ma che comincia a mettere insieme una serie di elementi che sono gli atteggiamenti, i comportamenti, gli stili di vita, per cambiare tutto quello che il genere umano deve fare per, non solo per entrare in relazione, ma per tutelare e salvaguardare la natura. Ed evitare catastrofi che avvengono sempre più frequenti negli ultimi anni. Beh sì, una delle cose paradossali è quando si sentono i telegiornali ultimamente, si parla di inquinamento, si parla di cambiamenti climatici e si attribuiscono sempre disastri naturali e ambientali. Il tema è del disastro che è generato dall'essere umano, che non sa più che cosa vuole dallo sfruttamento della natura, e la natura cede e molto probabilmente si riprende anche il suo quando fa le inondazioni, quando fa una serie di elementi che
che per noi sono incomprensibili, ma per la natura invece riprendere il suo corso che è stato, come dire, impossibilitato negli ultimi 100 anni, molto probabilmente anche di più. Quindi il tema qual è? È la salvaguardia, la tutela, ma entrare in una nuova relazione che è una relazione di rispetto, come se fosse un essere umano, e quindi passare dal tema dell'antropocentrismo, quindi dell'uomo al centro di tutto, all'ecocentrismo, dove la natura è in relazione con l'uomo e riprende il suo posto. Prima di pensare alla transizione ecologica, bisogna pensare ad una transizione psicologica, perché se non c'è un impossessarsi di questi temi, farlo proprio, viverlo, farlo vivere in famiglia, nelle comunità, nelle istituzioni e soprattutto a partire dalla scuola, molto probabilmente questi elementi non si affermeranno mai come elemento che saranno non solo di tutela ma di qualità della vita. L'amministrazione comunale di Pescara ha premiato l'atleta Giulia Di Clemente, tesserata della SD Boxing Nucci di Pescara, e successivamente presentato il campionato italiano di skateboard che si svolgerà nello skatepark del porto turistico Marina di Pescara. Vediamo. Pescara si conferma una città sempre più a vocazione sportiva, tanti gli appuntamenti sportivi nel capoluogo adriatico in questa lunga estate, tra questi il campionato italiano di skateboard, assessore. Assolutamente sì, la prima volta in Abruzzo, la prima volta a Pescara, il 31 luglio, il 1 agosto ospiterà il campionato italiano di skateboard. Per la precisione è una tappa nazionale del circuito skateboard, disciplina street, veramente importante per la città di Pescara, che è sempre più aperta alle nuove discipline che oggi sono sempre più adatte ai ragazzi, alla nuova generazione, soprattutto ai teenager. Il campionato italiano di skate verrà disputato nel parco skate pubblico cittadino all'interno del porto turistico Marina di Pescara. È un posto incantevole che darà la possibilità a tutti i ragazzi di Pescara, ma soprattutto a tutti i ragazzi provenienti dal territorio nazionale, di usufruire di un impianto che l'amministrazione comunale ha creato da circa un anno e mezzo. Questa mattina anche la premiazione di un atleta che pratica gym box, assessore. Abbiamo avuto l'onore di premiare Giulia Di Clemente, una ragazza di solo 23 anni che nonostante il momento storico così difficile è riuscita ad ottenere risultati strepitosi, campionessa italiana di gym box. Giulia Di Clemente premiata oggi a Palazzo di Città Pescara come atleta di gym box, un bel riconoscimento, Giulia. Sì, anche se in questo periodo particolare devo dire che ottenere questo risultato è stato molto soddisfacente. Una premiazione qui in comune per te che sei giovanissima, come mai hai scelto di praticare questa disciplina? Perché mi ha sempre appassionato soprattutto la mentalità di questo sport, che appunto è costanza, determinazione, soprattutto anche senso del sacrificio, e quindi ho scelto per questa disciplina. Gym box, che si differenzia dalla box classica, perché vogliamo spiegare quali sono le differenze? Diciamo che viene valutata più la tecnica, la velocità, piuttosto che un KO, e quindi diciamo si differenzia per questo. Nella nostra città la partecipazione è sempre massiccia, perché appunto si viene volentieri al centro dell'Italia, si raggiunge facilmente, poi è ospitale, è una città che ha tutte le caratteristiche per organizzare manifestazioni di altissimo livello. Questa mattina abbiamo premiato appunto questa ragazza, meritevole di ogni attenzione. Il pugilato femminile è avanti attualmente, se pensiamo che alle Olimpiadi ci sono 5 atletesse pugili e nessun maschio, questo è significativo del livello raggiunto dal pugilato femminile, quindi un caloroso in bocca al lupo a lei, che possa ottenere migliori risultati, e un caloroso in bocca al lupo all'organizzazione di questo importante evento che ci sarà a Pescara il 31 luglio e il 1 agosto, che è una tappa di qualificazione per i campionati italiani, ma già mi dicono che c'è un numero esorbitante di iscritti, più di 100. Terminato il ritiro di Palene, siamo allo sport. I biancazzurri di Gaetano Auteri proseguiranno la preparazione in sede da venerdì con seduta pomeridiana dopo 2 giorni di riposo. Sul fronte mercato la priorità diventano le uscite. In partenza Sørensen, Valdifiori e Galano. Partiranno anche Di Grazia, richiesto dal Foggia, e Belloni, finito nel mirino del ripescato Picerno. Intanto il centrocampista De Risio, inseguito per settimane da Delfino, è sul punto di firmare in B con il Cosenza. La società fissata
stata una nuova amichevole. Il 6 agosto alle ore 18 il Pescara sarà di scena a Penne contro la locale formazione. La partita, oltre a rimarcare l'amicizia tra le società e l'importanza della valorizzazione del territorio, sarà anche l'occasione per inaugurare la riqualificazione dello stadio Fernando Colangelo, una struttura strategica per la città vestina e punto di riferimento importante per le realtà sportive locali. L'ingresso degli spettatori sarà possibile sino all'esaurimento dei posti nel rispetto delle normative ministeriali anti-Covid. E intanto Federico Guidi è il nuovo allenatore del Teramo per la stagione 2021-2022. Fiorentino di origine, il 44enne neo mister del Diavolo ha approcciato alla carriera da guida tecnica nelle giovanili di club importanti, all'Empoli nelle formazioni giovanissime da allievi e successivamente nella Fiorentina, in particolare in un triennio con la Primavera dal 2014 al 2017, ricco di successi che lo fa approdare in azzurro nelle rappresentative Under 19 e Under 20, prima della doppia esperienza in Lega Pro a Gubbio 2019-2020 e nell'annata sportiva appena archiviata nelle file della Casertana, con cui ottiene il raggiungimento dei playoff. Guidi sarà accompagnato a Teramo dal seguente staff tecnico: Andrea Cupi, l'allenatore in seconda, Domenico Melino, il preparatore atletico, mentre il ruolo di allenatore dei portieri è affidato a Giovanni Di Fiore. Mister Guidi verrà ufficialmente presentato ai media domani, giovedì 29 luglio alle ore 12, presso la sala stampa dello stadio Bonolis. E rimaniamo in casa Teramo. Nigel Kerem-Ateng sarà nuovamente un giocatore del Diavolo. L'attaccante classe 2000 si è legato contrattualmente al sodalizio aprutino fino al 30 giugno prossimo, con opzione per altre due stagioni. Sentiamolo. Dall'ultima partita di playoff contro il Palermo a oggi praticamente non ci sono state, diciamo, suddivisioni o strade differenti, è come se non fossi mai andato via. L'anno scorso qua mi sono trovato bene, mi hanno aiutato da subito, ora è anche più semplice perché gran parte del gruppo è rimasto invariato, quindi mi sento a mio agio. Sicuramente mettere qualche palla in porta in più, ovviamente essere sempre a disposizione della squadra e dare il meglio che posso dare. La stagione scorsa ho avuto un paio di lacune e, diciamo, in linea generica un po' dappertutto, perché non sono sicuramente un giocatore affermato nella categoria, ma ho ancora molto da dimostrare. Sono molto contento di questo, ringrazio tutta la società per la fiducia, e il direttore Musa, il presidente Iachini e tutto lo staff comunque che verrà, se mi darà la possibilità di esprimermi al meglio. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto saranno a breve disponibili sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Prossimi aggiornamenti con il TG6 alle ore 19 e alle ore 23. Da parte mia, l'augurio di un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.